Cari parrucchierandi, buongiorno. Eccoci qui, come siamo tornati finalmente al mercoledì con Essere di Più. Siamo arrivati alla puntata numero 37 e oggi sarà una puntata veramente big. Va bene, come introduzione. Allora, questo signore qua al mio fianco ormai non ha bisogno più di... Cioè, non ti devo neanche presentare perché lo sanno già, sei molto più famoso di me ormai. Il grande Steven Bene, Thomas, come stai, Steven? grazie a te, come stai? Io benissimo, la grande, Bene. e di fianco a lui invece il nostro amico Andrea Marchesini, Salve. che lo presentiamo bene, lo presenti tu dopo, va Va bene, il suo bene, ruolo. bene. Allora, perché Big? Perché intanto potete vedere qua quanto è Big questo. Cioè, lo vedete in rapporto al mio faccione che già è grosso, ma guardate quanto è Big. Questo cos'è? Un decolorante, Sì, decolorante in polvere. eh? Sì. Che meraviglia. Allora, oggi avrete capito, forse... Tra virgolette, avete capito? Che parleremo di Big, perché Big è una linea di prodotti pensata, ideata, creata dal mitico Steven, corretto? Ho detto Certo, una cosa giusta? certo. E perché all'interno di Proud to Be, cioè all'interno di Essere di Più, la trasmissione dedicata alla professione della bellezza, perché è stata pensata per dare veramente dei grandissimi vantaggi ed essere, come dire, promossa in linea con quelli che sono i valori di Proud to Be. Quindi, che Assolutamente. dire, io smetto qua di parlare perché ho il mio maestro che sicuramente vi racconterà meglio di me questo progetto e poi faremo anche chiacchierare Andrea che è la Certo, parte commerciale, quindi esatto. sicuramente ne sa più di noi due da quel punto di vista. Va bene, allora ti ripasso, io passo Andrea invece questo Grazie. big barattolo, Sì, 5.000 grammi. 5 kg, Sì, fantastico. 5 kg in uno, così abbiamo eliminato 9 packaging, 9 Sì. proprio confezionamenti Sì, però ci vuole plastica. uno grosso come Andrea per portartela, No, ce la perché... facciamo, sì. Riducendo oltre il 75% di rifiuti nell'ambiente, Ah, di certo, packaging, chiaro. perché sono che non sono prodotti di rivendita, no? Questi sono, è una linea professionale per il professionista, per Certo, l'utilizzo certo. professionale, perché tutto il prodotto chimico che vengono usati all'interno del salone per realizzare i servizi di colorazione, decolorazione, eccetera, non sono di boutique, non sono di Ah, rivendita, certo, chiaro. no? Perché avere di packaging retail, no? Di rivendita per l'utilizzo professionale per me è un spreco. Oh, no, finalmente. Allora, sai che sembra capita quasi a proposito, perché adesso visto che c'è questa campagna dedicata all'oceano, in particolare alle Certo. plastiche, sembra veramente che abbiamo fatto una cosa fatta apposta, dove dire, come dire, risparmiate sulla plastica che in realtà poi può diventare veramente nociva e, come dire, aiutiamo l'oceano a respirare, visto che è quello che fa respirare noi, Sì, no? mano a mano che sviluppiamo la linea troveremo sempre di alternativi più ecologici, per cui io l'ho fatto tutto big, in grandi formati, professionale, per risparmiare oltre il 75% di componentistiche, di rifiuti, di packaging nell'ambiente, che è tanto, Esatto. per cui è anche più facile gestire a livello di magazzino all'interno del salone, no? La stanza dove c'è tutti i prodotti, essendo una linea molto compatto, di formati grandi, riducendo di stock, come si dice, di L'inventario. inventario, L'inventario, no? grazie, 80%. So, hai Caspita. 80% più spazio, meno gestione di Di inventario, di magazzino. acquisto, di magazzino, è tanto, sai, stilisti di capelli oggi, soprattutto un imprenditore di nostro settore, deve gestire i clienti, deve gestire tutte le persone all'interno del salone, deve gestire le attività e poi deve gestire, se tu Certo. porti una linea normale, un'azienda del nostro settore, come tu tanti, se tu porti dentro la loro marca, per avere tutte le loro colorazioni, a volte vai oltre 300 prodotti. Sì, una roba Fra esagerata. di tubi di colore permanente, demipermanente, semipermanente, tutto quanto, per portare dentro il loro marchio all'interno del negozio e poi tutto il loro retail, rivendita, eccetera, è un investimento Chiaro. interessante, molto, Ma cavolo, ma è chiaro. caspita, e oggi i margini sono sempre più stretti.
Tassi, paghiamo anche qui in Italia, tassi sul rifiuto. Ma va, come pagare le tasse? No, no. Va, lo sei Se certo, sì. possiamo anche ridurre, no? Anche fino a ridurre anche le tasse È vero, è vero. sui rifiuti. Poi questo è un tubo di 200 ml. Senti, posso dirti solo una cosa al volo? Allora, Alessandra Barla ci saluta e dice un big love. Ah, Alessandra, una delle truccatrici migliori di tutto il mondo. Steven Big, amico mio. Ormai è tutto big, Fantastico, facciamo ciao qui. Ale. Big, dottoressa Sortino, che salutiamo, è sempre lì alla regia. Non si Sì. può mancare. Il grande Tony Di Lido, ormai gli acconciatori devono capire che per essere all'avanguardia devono pensare a vivere il salone da imprenditore. Grande Tony. Tony è un Giustissimo. grandissimo professionista, io lo ascolto sempre quando ha qualcosa da dire perché dice Certo. sempre le cose che sono relative alla realtà di oggi, È vero. anche non solo E imprenditoriale, grande ma sensibilità, a livello giusto. anche stilistico, È perché è vero. un grandissimo artista. È vero. Senti, poi saluto il mio amico Carletto Centoprisma, che è stato, tu devi sapere che Carletto è stato uno dei due primi nostri fan. E quindi Carletto numero uno, Centoprisma di Ferrara, sei Proud to sempre be, proud no? to be. Anzi, Carletto, dottoressa Sortino, possiamo invitare Carletto, che è stato uno dei nostri primi fan, qua a chiacchierare con noi un giorno? Assolutamente Meno sì. Carletto, ci viene a trovare qua a Milano, lo aspettiamo, va bene? Così magari gli Assolutamente. facciamo provare anche Big. Assolutamente, fantastico, sarebbe un onore. Guarda, Carletto, e poi c'è chi ci scrive, no, adesso ci sono, vai, c'è Cristian sempre presente, il nostro Cristian Severnini, che Sì. tu conosci bene, e niente, allora, posso dirti che mi piace un sacco anche la grafica, eh? Ah, Ma chi è che l'ha grazie. pensata? Sì, ormai un po' factotum qui. A me piace molto, devo dire molto carina, oggi hai visto mi sono vestito anche colorato in onore, a questi bei colori. Well, la cosa più importante, essendo che parrucchiere, comunque artisti della bellezza, siamo molto importanti noi nella società e ci sono pochi che ci riguardano anche quello che è il nostro stato di salute e benessere. È Noi, vero. no? Perché noi lavoriamo per aiutare il prossimo nel salute, nel benessere, nel Cioè, sia anche benessere. mentale, non solo No? fisico. Dove sono le persone che ci pensano di noi? Sì, ci pensano di noi solo a livello economico, ma L'hai detto tu, ci sono veramente pochi lì fuori, almeno dal livello aziendale, che ci veramente pensano di noi a livello di cuore. è vero. Perché, e poi negli anni 80, negli anni 90, aziende erano guidate da noi. No, da noi parrucchieri abbiamo creato la linea delle aziende più importanti del mondo che adesso ormai, Era. no, ormai sono tutti assorbiti nella multinazionale ed è multinazionale che stanno andando sempre più verso anche rivendita, verso Certo. dei grandi consumi, no? Di supermercati, eccetera. Per cui dobbiamo Cioè, anche vuoi far noi arrabbiare i nostri amici? un Li po'. vuoi far incazzare subito? Un po' riacquisire anche il nostro posizionamento come professionisti. Per cui ho creato, perché sono per fortuna lavoro con aziende che producono prodotti, no? Per le altre aziende e sono sempre in contatto con i laboratori, eccetera. Scusa, ti fermo perché c'è tutti i tuoi fan che stanno arrivando. Allora, intanto Carletto ha detto che prenota il biglietto che viene a trovarci. E quando Ah, viene, anche magari vieni a anche tu. Brescia, anche a Brescia. Va bene, va bene. Carletto, vedrai che ci organizziamo. Poi, Veronica Uberti, ciao Steven. Ciao. Conosci? Veronica Uberti. Devo farti vedere la foto di Veronica? Oh yeah, Veronica, ciao! Ok, Veronica anche comincia ad avere una certa età, insomma. Poi, Nadia De Marco, salutissimi a tutti voi. Ciao Nadia. Qua, sì, quando ci sei tu, qua scatta il delirio di saluti. E poi senti, questa leggila tu. Yasmin Zaine, scusa Yasmin, perché non so. Ciao. Ciao, e la Ciao a salutiamo. Va tutti, bene. grazie per essere qui con noi, perché sono le cose importanti per me che voglio condividere con voi, è basato anche sulla vostra salute, perché noi lavoriamo con il chimico.
Certo, ci sono dei prodotti organici naturali, ma diciamo sono un po' poco performanti ancora oggi, le tecnologie non ci portano ancora ad avere prodotti 100% organico e naturale, diciamo certo, performanti, per cui non possiamo schiarire, i colori sono deboli, limitati, magari i tempi di applicazione, di posi sono lunghi, eccetera, eccetera, so, per cui non è così tanto vantaggioso ancora nel salone e dobbiamo certo, comunque girare cliente, dobbiamo guadagnare, dobbiamo, ma i chimici che, su cui siamo circondati ogni giorno è forte, tanto, solo una piccola statistica, parrucchiere oltre 45 anni, 90% di noi abbiamo problemi respiratori. Ah, beh, ci credo, sì. 90? Sì, ci credo. I mean, è una cifra impressionante quando pensi, quanti di noi, 90% di noi oltre 45 anni che lavoriamo all'interno del salone abbiamo problemi respiratori? No. Che si sottovalutano tante volte. Salute, cioè, è una roba che sì, molto. Sì, sì. Forse qualche volta si è portati più a guardare il cassetto che alla salute. Questo è vero. Questo è vero. Sai quella la polemica è successa anche per le stirature brasiliane, queste robe qua, che la gente a un certo punto se. C'era gente che ci scriveva, ma a me non mi frega niente, io con quello lì guadagno un sacco, sì, però poi dopo magari ti è venuto qualcosa di non proprio carino. Sì, esatto, ma hai visto, per quello che può sembrare un vantaggio immediato, poi nel tempo lungo, io che ho oltre 50 anni, I mean, io mi sento che ancora ho tanto, ancora che voglio vivere e vivere in modo sano e attivo e partecipativo nella società. Scusa, se leggessi il Caramanzi ce lo so che non è carino. Non con, i tubi nel naso, con la bottiglia dell'ossigeno bianco. Noi ti veniamo a trovare, non ti preoccupare. Per cui, no, è stato molto importante perché 5 anni fa mi sono lanciato su una missione personale di cercare nell'ambiente nostro professionale laboratori, scienziati, formulatori che stavano lavorando sulla chimica, diciamo, più sano, più sicuro per realizzare. Va bene, allora faccio l'avvocato del diavolo. Allora, adesso voglio sapere, te mi dici che qua è più salutare e così via. Intanto vedo questo marchio che è NH3, ti piace l'inglese, NH3 Control. Ce lo spieghi? Well, purtroppo io ho scoperto anche da ricerche che sono state fatte in 2011-2012 sull'ammonia free, su tutto quello che è ammonia free, che non è proprio il massimo. Poi non entro in dettaglio perché lo so che poi entriamo in discussione, ma comunque l'ammonia free è la MEA che non è necessariamente un alternativo all'ammoniaca, diciamo, migliore. Gli scienziati comunque hanno verificato che le colorazioni ad ammoniaca ancora sono i più sicuri di oggi, sono ancora più sano, comunque è più performante. Il nostro corpo riesce a riconoscere l'ammoniaca, riesce a metabolizzarlo, eliminarlo anche in dose importante. È solo che ha una problematica che non è poco, che i suoi vapori, che è volatile, sono volatili, e quando c'è l'ossidazione, la miscelazione di ossigeno con il colorante, si va in atto una reazione chimica che ossidativo, che veramente fanno di vapore 10 volte di più. I mean, mette in atto una attività chimica ossidativa che in sé è volatile, per cui quando c'è di miscela di ossigeno, di colorazione ammoniacale, e anche se con la MEA non c'è odore, comunque c'è anche i vapori. Sai che io ne so di questo argomento. Tu sai, anche visti i metri scorsi, lo sai. Senti, ti fermo un attimo, perché no, non so, qua andiamo in un girepraio che non riusciamo più. Faremo una puntata solo su quello. Qui porteremo qualcuno a favore dell'ammonia e qualcuno. Va bene, facciamo. Sì. Magari portiamo il ficcanaso e sono cavoli. Di formulatori. Va bene. Senti, allora, intanto Nadia De Marco, salutiamo tutti voi, la salutiamo. Poi devo dire che anche Andrea ha trovato la sua fan e sono un po' geloso perché si chiama Chiara Tempone e dice: ciao ragazzi Big, un mega saluto al Big Andrea, il mio amico moschettiere. Qua non vogliamo sapere e via.
Va bene, quindi torniamo a noi. Sì, comunque di ammoniaca, di vapore ammoniacale. Scusa, anche dalla reazione parrucchierando hanno scritto Andrea è il più figo. Cioè dopo vado su e gli faccio... capito, la ragazza della reazione che si chiama Andrea il più figo. È un bel uomo, perché big è giusto che siamo anche... No, siamo nel campo di bellezza e dobbiamo tenerci... in forma. Perché mi guardi così, come dire tu? Perché tu sei Alberto. E grazie per aver messo anche una maglia, capito, in onore un po'. Non è una canottiera con un macchio di sugo. Che bastardo. Non si è puntato con la canottiera macchia di sugo, voglio vedere. Ma che lo faccio? Comunque, dopo che ho scoperto che la mia non è al massimo, e comunque il vapore ammoniacale nell'ossidazione non è al massimo, perché contribuisce tantissimo sul nostro stato di malessere. Certo. In tempo lungo, se tu fai 3-4 colorazioni ammoniacali al giorno, 5 giorni alla settimana, può arrivare in dieci anni puoi arrivare di aver assorbito nel corpo attraverso il polmone quasi 15.000 litri di ammoniaca. Mamma mia, attenzione che è arrivato anche il nostro amico Antonio Menditto, ciao Antonio, che è uno che è un parrucchiere ma che ne sa veramente a livello tecnico e chimico, è uno dei nostri più preparati, quindi Antonio, se vuoi picchiare Steven che dice una cosa, scrivi, mi raccomando. La Chiara ci ha scritto: io ho solo amici belli, desiderando arrivo e poi ti faccio finire. Ale Ligorio, ciao Alberto, quanto tempo? Ieri sera, quindi ciao Ale. E poi la Nadia De Marco che ci scrive: non per niente oggi è d'obbligo indossare la mascherina. Sì, ma non sarebbe sì. Non sarebbe male, però non sarebbe male, non è proprio il massimo, perché anche quando vedi come i guanti, la mascherina sono dispositivi per la sicurezza, però è un po' brutto per la cliente, no? Non dà quell'impressione di dici, sì, mi stai facendo una roba che fa male. Sì, però quello che tu dicevi prima, l'interlocutore, quello che scriveva. Questi dati che sta dando Steven sono dati scientifici, sono dati statistici, sì, quindi sono molto verificabili, è un dato di fatto, quindi avere un prodotto, come stavi spiegando, che pone sulla salute, sul benessere dell'operatore, dei clienti, l'accento, è una cosa molto importante. Chimico sempre è, certo, non faccio le claim di marketing come tanti, che me lo posso mangiare, che è una colorazione naturale, organico, o anche, abbiamo messo anche di ingredienti, buffer, filler, condizionante, eccetera, organici, naturali, ma il prodotto è il processo chimico, non è un processo naturale. Per cui, diciamo, io credo, e lo dico solo mia nonna, di aver trovato il formulatore di scienziati che sono riusciti a creare le formulazioni chimiche per le colorazioni ad ossidazione permanente più sicuro fino ad oggi sul mercato. E questa è la cosa che io sento. Scusa, è il prodotto italiano o USA? Abbiamo lanciato in America prima. Sì, ma lo studio è italiano. È tutto Italia. Guarda, le scienziate di Università di Bologna, professore Arcelli, che era oltre 40 anni responsabile delle biochimica e le chinetica, le scienze chinetiche, cinetico, grazie. Molecolare. Sì, molecolare è una delle scienziati che hanno riuscito di creare questa tecnologia che nel momento della miscelazione con l'ammoniaca e l'acqua ossigenata, in quel momento scatta una tecnologia che lega l'ammoniaca, tutte le parti ossidativo volatile, quindi legato alla crema, così
Sì, certo, ci sono un po' di vapore all'inizio quando cominci a miscelare, ma certo, dopo che la tecnologia è in azione completo... Quindi è una riduzione delle esalazioni importante? Importante. Il 90%. Sì. O quasi, 90%. Quasi 90%. Okay. Poi, ovvio, dipende anche sul nuance, magari del super schiarente, certo, abbiamo 75-70%, ma alla colorazione normale arriviamo anche fino al 90% proprio registrato su laboratori specializzati nei vapori tossici. Beh, ragazzi, io qua sono curioso, sapete, sono come San Tommaso, io qua voglio vederlo, anzi vorrei portare anche qualcuno, magari quando viene Carletto, che è uno bello tosto, facciamo una prova dal vivo. Sì, sicuramente. Ma, ci sono anche le macchine specifici che misurano, no? Proprio il gas, il vapore, per cui non solo il vapore a livello di respiro, che per la professionista è il massimo, ma anche per la consumatrice, perché anche questi vapori creano l'irritazione cutanea. Riusciamo anche a minimizzare le potenziali irritazioni cutanee attraverso le riduzioni delle vapore ammoniacale durante la beneficio l'attività. Non è solo per l'operatore, ma è anche per il cliente. Sì, quindi, chiaro. Sì, la cosa. Vabbè, mi state facendo venire voglia di provarlo, di vederlo all'opera qua. Quando è che organizziamoci? Sì, organizziamoci, qua io voglio vederlo all'opera. Noi lanciamo la prima settimana di ottobre in Italia. E anche qui voglio fare un esperimento, non voglio andare attraverso i canali classici normali, insomma, voglio andare direttamente ai miei colleghi online. E faremo anche i corsi online eccetera, e sarà una vendita online diretto al parrucchiere. Poi se loro piacciono la linea e si aggregano a noi, no? E diventano proud to be con noi, certo, allora posso anche creare i prezzi per questa tecnologia, dei costi al salone, essendo che vado diretto, che sono molto, cioè, molto più... guardando male, ti sta guardando. No, sono molto più favorevole. No, perché ma dobbiamo non solo ridurre il spreco, con i grandi formati riduciamo il spreco, ma anche dobbiamo riguardare il loro portafoglio. È chiaro. No, se possiamo. Però Steve, già dare un contributo del risparmiare il 75% di produzione di rifiuti con questo tipo di packaging. Considerando, come tu dicevi bene prima, che questo formato come tubo color da 200 ml, che non ce l'ha nessuno, o gli altri formati dei bleach dell'ossido, del perossido, questo veramente permette al parrucchiere di avere un prodotto specifico in salone con il tubone, il cicciottone bellissimo, poi con un intro kit molto limitato dal punto di vista economico, quindi poi anche questo è finito. Well, queste sono tre bottiglie rigidi in un sacchetto che si collassa, si schiaccia fuori tutta l'aria, si collassa e diventa di volume, flat, di rifiuti, zero, si azzerisce quasi. Anche si azzerisce, è fantastico. È 50 anni che in Italia azzerisce. Completamente. Te l'ho fatta pagare per la maglietta di sugo, scusa. Si collassa, si schiaccia fuori l'aria e si occupa lo stesso spazio nel magazzino di due bottiglie, che più che tre, e poi è veramente più ecologico e più logico, perché posso dirti che io non lo metterei neanche in magazzino, che è troppo figo, è carino, no? Sì. Io lo metterei, come, guarda, da far vedere, non lo metterei neanche in magazzino, è troppo bello. So, comunque, sì, questo cos'è che... questo è il tube roller, perché non fanno un chiave grande sufficiente per questo tubo, no? Per arrotolare il tubo. Per cui ho fatto un mini roller che è troppo carino, se non esce, ecco. E così schiacci su tutto, tutto il prodotto. Ecco. È bellissimo. È carino, sì. Sì, carino. E poi anche schiaccia fuori anche del decolorante, perché ho un decolorante in crema, in sacchetto che non ho portato, ma è un sacchetto di 2500 grammi, capito? Il decolorante in crema che è top,
top, sì, anche si schiaccia fuori il prodotto. Diciamo che non va bene per le persone di Cilindro, cioè 2,5 kg, 3 kg. Ma devi aiutare, dovete avere un collaboratore bello. No, no, ma sempre, ma veramente non è difficile manovrare. No, ma scherzavo, carinissimo. Sì, è carino. Ma comunque sopra di tutto è più pratico e logico, perché sto provando e poi se avete idea, sono aperto anche alla vostra input, sto provando di trovare in tutti i modi possibili di rendere la vita più facile e più sano per i miei colleghi professionisti del salone. Allora, pratico nel senso anche che ci sono, poi parleremo anche di altre tecnologie che ci sono a disposizione, ci sono solo 39 colori totale, non sono 100, 150, questa è una linea per coloristi, se sai colometria, sai che con questo puoi fare di tutto. Parlavo giusto l'altro giorno con qualcuno che mi dice, ma a me bastano un po' i colori, poi li creo, li faccio, li prego, cioè non mi ricordo con chi, vabbè, niente. Ma sì, ma con proprio 39 nuance e sono statisticamente... Con Tony, di Lido, parlavamo proprio di una cosa del genere. Ah, ma Tony poi... Vabbè, Tony è un artista. Top. Poi la nostra base è neutro, non siamo viola, non siamo verde, non siamo rosso, è proprio neutro la nostra base, con una ricca selezione di naturali, cenere e dorati, di moda e poi di intensificatore, quattro super schiarente, perché con quattro super schiarente puoi fare di tutto. Puoi fare tutto e sono statisticamente, non è una scelta personale, sono scelte basate sulle statistiche delle più venduti, più applicati blend, miscele di nuance che richiesta dal mercato. Quindi tu dici 36 nuance, io faccio tutto e non ho bisogno di altro? Sì, certo. più di intensificatori, booster, puoi fare di tutto. Beh, magari dovrei dare anche dei suggerimenti a questo punto, come miscelare cose, perché non tutti sono toni di Lido. Cioè. Ma solo, anche veramente, ma guarda, è una colorazione super beauty school, I mean, semplice. Cioè l'utilizzo classico, uno e mezzo. Semplice, uno e mezzo è quello di base. Se tu piace, per esempio, se piace un'immagine di colorazione più bella, più Schwarzkopf, eccetera, magari più coprente, più tedesco, cioè, come allora magari fai una miscelazione uno a uno. Se tu piace di colorazione più moderno, traslucente, multicromatico, come Kevin Davines e Kevin Murphy, che sono colorazioni bellissime, traslucenti, moderni, fai uno e mezzo. Okay. E se vuoi quello L'Oreal, Majorelle, più trasparente, per il cliente più giovane che vogliono solo illuminare il loro colore, fai uno a due. Okay. Per cui, e poi sono 5 ossigeni da 3 volumi, che fa demi, fino a 40 volumi per fare il super schiarente. E poi con 3 volumi, abbiamo anche una tabella, puoi creare tutti i tuoi volumi intermedi. Puoi creare 7 volumi, 12 volumi, 15 volumi, 25 volumi. Vabbè, è una colorazione d'artista questa. Sì, è una colorazione... Cioè, è come avere una tavolozza di pittura da creare. Esatto. E poi abbiamo anche il nostro plex all'interno del colore, per cui non rompiamo giù i ponti e non vengono chimicamente sciolti le ponti all'interno del capello per schiarire la melanina e per far sì che i pigmenti entrano in profondità. C'è una lavorazione meccanica che viene fatto, per cui vengono ridotti, ristretti, dando la possibilità di schiarire la melanina, depositare il pigmento, si rilassano in posizione originale e poi abbiamo anche il nostro plex. Quindi non spacco. E abbiamo il nostro plex che va a rinforzare anche i punti. Per cui la capella... Cioè, plex è dentro nella crema? Sì, dentro il colore. Anche questa è una roba... Sì. Insomma, non devo star lì a fare mille prodotti. Questo è bello. Lo farò uscire un bond booster comunque per capello che è già precedentemente molto danneggiato, che aiuta a rinforzare ancora. Quello uscirà fra poco, ma il colore in sé non ha bisogno. Posso dire che è una cosa figa che
È un prodotto pensato da un parrucchiere per le parrucchiere? Esattamente. Assolutamente. Che è perché una cosa da non sottovalutare. Cioè... Io adoro questo lavoro. I mean, sono innamorato del nostro lavoro. E innamorato di quello che facciamo, no? Perché proud to be. Perché noi siamo amore. E quello che facciamo ogni giorno è amore verso gli altri. Chiaro. E abbiamo bisogno di noi che ci riguarda noi stessi. Dei nostri colleghi. Che è importante che siamo lì uno per l'altro, insomma. È vero, e magari qualche volta quelli che ci abbiamo un po' di gente acida, è vero che ogni tanto ci scrive. Sì, cioè, ma... Vivete un po' meglio, posso? No, ma... Pensatevi. Guarda, a volte sembrano che stanno facendo una critica quando stanno contribuendo anche... Ah no, ma certo. È molto importante la critica, perché poi la critica ti fa pensare e rivalutare come è stato detto o comunicato qualcosa, e magari la prossima volta riesci a comunicarlo meglio. E solo critica è sempre ben accettato e benvenuto, perché è importante avere. Dobbiamo fare un riassunto, perché è un'ora che stiamo parlando. Oh, è già un'ora. È arrivato un'ora. È arrivato Francesco, che salutiamo, Terracciano, che ci dice che marca è e dove viene fatto. Quindi io farei a questo punto un piccolo riassunto, che è facile. Ok, well, la marca si chiama Big Professional, sono in grandi formati professionali, e ci sono le due tecnologie di NH3 controllo, che è di riduzione dei vapori ammoniacali, irritazioni ammoniacali fino al 90%, e più abbiamo la Bond Reduction, Poly Bond, Poly Force, Bond Technology, che ha la sua plex all'interno della colorazione, così lascia il cappello veramente in splendida forma integrale. E questo, ma quello che non ho detto, che è anche importantissimo, queste tecnologie, quando stavamo studiando nel laboratorio sotto i microscopi, nel senso che le telecamere microscopiche, quando vengono testati i prodotti in questi laboratori, che tutte le aziende che producono i nostri prodotti nell'ambiente lavorano con le tecnologie pazzesco, ragazzi, riescono a vedere il cappello che si ossigenizza, e il deposito del pigmento, il sviluppo del pigmento, lo schiarimento della melanina sotto i microscopi quando il colore è applicato sul cappello nel laboratorio. Mentre stavamo studiando la formula, abbiamo visto che grazie al fatto che abbiamo allegato la parte ossidativa all'interno della crema, si è velocizzato tutto il processo. Adesso mi dice un quarto d'ora. No, metà del tempo del normale. Ma non solo. Abbiamo anche una riduzione dell'ammoniaca sotto l'1%. Sì, ma certo, essendo proprio che... Proprio per la performance di questo sistema, di questa tecnologia, possiamo usare anche meno ammoniaca, perché meno quella ammoniaca, poca che usiamo è perfettamente performante. Meno, da 15, quindi ha velocizzato il processo di ossidazione, vedete questo? Esatto. Sì, allora ci credo. Esatto, quello che tu facevi prima puoi farlo in metà del tempo. Quindi quanto faccio? 20 minuti? Posso che mezz'ora? Sì, intorno a 15-20 minuti. Vabbè, ragazzi, questa è una sfida. Qua adesso lo dovete provare, poi mi dite se è vero, ma io non ci credo. Ma comunque sai che sono come Santo Mario. Ma comunque, ma questo, scusami, senza essere progressivo in livello. Perché comunque sul mercato ci sono colorazioni accelerate, no? che processano in meno tempo, ma sono quasi tutti, se non tutti, progressivi. Sì, certo. So comunque più che tempo che lasci, più scuro diventa, fino a nero, anche quelli che si trovano nel supermercato lo stesso. Allora, questo è non progressivo, nel senso che è più veloce, ma non progressivo in livello, ma è matematica comunque. Più tempo che lasci, più pigmento che si ossida, si aggancia al capello, per cui più intenso hai il riflesso, la cenere più opaco, più cenere, il dorato più... il rosso più intenso, eccetera. So, anche una colorista, non solo a livello di miscela 1-1 fino a 1-2, non solo da 3 volumi fino a 40 volumi, ma anche può regolare, no, l'intensità del riflesso secondario secondo la tempistica. Senti, una domanda sempre di Francesco per Andrea a questo punto, che ci dice che mi posso rivolgere per conoscere il prodotto.
Vabbè, allora, Steve, no, non rubare sempre la scena, cioè, allora, abbiamo una domanda per Andrea, lascia il buon Andrea, io, adesso Sortino deve tenerlo un po' a freno quest'uomo, non ce la facciamo. I'm excited. Chi scrive? Francesco. Allora, Francesco, noi ci rivolgiamo direttamente ai parrucchieri, quindi il referente è Steven Thomas e sono io, non abbiamo intermediari, quindi noi lavoriamo direttamente a professionale. Una cosa... Steven ormai è... The King of Web, quindi lo trovi dappertutto, no. Cioè Steven Thomas Jankowski, c'ha 1000 profili, sì. C'è 2000 persone, sì. che gli scrivono, quindi lui lo trovi dovunque, basta che gli mandi anche un messaggio personale e ti risponde. Quindi. Comunque basta scrivere alla mail istituzionale di Big, ti risponderò direttamente. Com'è la mail istituzionale? info@bigprofessional.it. Perfetto, che la diciamo info@bigprofessional.it, sì, per qualsiasi informazione, poi se volete qualche dettaglio più artistico, sì. Potete anche sentire il lancio ufficiale è di prima settimana di ottobre. Ah, perché non siamo ancora usciti? No, questo è un'anteprima. Ah, dottoressa Sortino, ma lei mi deve avvertire che porta queste chicche. Ancora sul mercato italiano non c'è, abbiamo lanciato solo in Nord America, abbiamo lanciato in Sudafrica. Allora facciamo un regalo al primo parrucchierando che ordina Big, allora dai, qua, voglio un regalo per i primi tre di parrucchierando, che... facciamogli un regalo, che regalo gli facciamo? Guarda subito che fa così, guarda, devo pensare a come formulare il regalo, ma sicuramente... Vabbè, Francesco che sicuramente... Un seminario gratuito. Un seminario gratuito online, sì, esatto. Sì. Un seminario gratuito online, sì. Va bene, ragazzi. Allora, i primi tre che prendono Big e dicono che arriva parrucchierando, ma poi gli facciamo aggiungere qualcos'altro. Te la seguire, vedere. So, comunque, un riassunto veloce: anche un'uscita a cena con la dottoressa Sortino, perché le vendite aumentano. È una colorazione più veloce, ma non perché abbiamo deciso e volevamo fare una colorazione più veloce. L'obiettivo era di fare una colorazione più sicuro, certo. Più sicuro soprattutto per il professionista. Essendo più sicuro per il professionista, allora ovvio che è più sicuro per anche il cliente finale. Ma è più veloce, è più sicuro perché ha la performance, anzi, aumentato, accelerato, certo. Dall'ammoniaca, per cui è una colorazione ammoniacale a tutto performance, senza fragranza, senza silicone, senza, sai, è proprio puro, pulito. Perfetto. Nel suo composizione. Pigmenti, pigmenti anche PPD, abbiamo riuscito, grazie a questa performance, grazie che più pigmenti ossidano in meno tempo, abbiamo riuscito anche a ridurre le concentrazioni di PPD e avere una qualità di purezza il massimo che esiste. Fantastico. Sul mercato, per cui è molto più sano anche in quel senso. Qua adesso c'è creato una curiosità clamorosa, cioè io voglio i commenti degli utenti. Sì, sì, ma si può vedere già online. In inglese, comunque sì, online ci sono già tanti parrucchieri che ci scrivono. C'è Tano Di Gangi che dice grande Steven. Guarda qua, c'è i tuoi fan che ti scrivono. Tano Di Gangi che dice grande Steven. Grazie. Grande Tano. Con 100 Hermes. So, comunque era importante per me come missione. Non si dice grande, si dice big Steven. Big. Poi Steve, bisogna dire una cosa importante. Una linea specifica per il professionale, dove la gran parte la fa anche la formazione educational. Quindi certo. Lo scopo non è solo vendere un prodotto con una tecnologia avanzata che non c'è sul mercato, ma è anche accompagnare i nostri colleghi, i nostri conciatori, una strada di formazione per studiare e utilizzare sempre nel modo migliore il prodotto. Certo. Beh, la fortuna quindi è avere Steve è maestro in questa cosa, quindi... Lui, ma ci sono coloristi molto più bravi di me, fuori lì tantissimi, perché hanno le mani nel materia ogni giorno. Purtroppo io non ho più le mani dentro... la materia ogni giorno, e anzi lancio questo appello che voi coloristi veramente appassionati, tecnici, che conosce il colore come certo. La vostra anima, sto cercando voi per aiutarmi a creare questo
questo gruppo, questo team di team coloristi, di coloristi per approfondire il mercato, non solo per quello che riguarda le tecniche di colorazione, ma anche per diffondere il messaggio. Quindi brand ambassador, stiamo cercando di collaboratori per poter lavorare con noi. Sì. Fantastico. Carletto, cioè, Carletto, offriti, proponiti. Carletto bravissimo, tra l'altro è un salone che gira in una maniera allucinante. Fantastico. Bravo. So, comunque lancio questo appello perché soprattutto nel mercato italiano siamo appena cominciato, anzi non abbiamo ancora cominciato, cominciamo fra un paio di settimane, sì, e cerchiamo veramente le persone qualificate per aiutarci, guarda, a diffondere. Vedo qua che ci ha messo un like anche il mio amico Patrick Merlo, che è uno fighissimo, è veramente un grande, lui è in Svizzera, ed è un grande, adesso Patrick non mi ricordo più, a Chiasso mi pare che sia Patrick, e lui potrebbe essere uno, guarda, anche come stile, come immagine, perfetto. Quindi Patrick, se ti interessa provare qualcosa di nuovo, siamo perché qui. No, contate i ragazzi, saresti perfetto, guarda. info@bigprofessional.it. Esatto, e poi permettimi, scusa, di salutare il mio amico Matteo Bonfanti. Ciao Matteo. Che è uno che invece pedala dal mattino alla sera di qua di là in macchina, che fa più il lato di Andrea che il tuo. Quindi. So, comunque questo per l'Italia vogliamo andare diretto e faremo anche con la piattaforma di Parrucchierando, che noi siamo grandi fan di Parrucchierando, essendo che loro ci contano molto e io trovo con Parrucchierando una comunione di intento di solo fare al meglio e il meglio possibile con quello che abbiamo a disposizione per i nostri colleghi in questo campo. Assolutamente. Questa è la missione di Parrucchierando, questa è la nostra missione e per cui sono qua oggi, perché abbiamo questo in comune. E non è proprio solo per un scopo commerciale, perché io lo so e credo in Parrucchierando e la loro missione, quello che fanno, e anche lo rendono divertente. Dopo. È bellissimo. Devi farmi piangere. Per la sua capacità di rendere tutto così bello e divertente, allegro e se luce, no? E dobbiamo diffondere luce nel nostro ambiente, perché siamo un po' trascurati, grazie. Allora, Stefania Lazzari ci scrive dove, io ricorderei ancora come si fa a contattarvi, visto che l'abbiamo detto, ma probabilmente Stefania è arrivata un po' dopo, quindi Andrea. Puoi scrivere direttamente a info@bigprofessional.it. Oppure andrea.m@bigprofessionals.it e sono io, quindi ti rispondo personalmente. Fantastico, quindi ci mettete anche la faccia. Ma noi ci mettiamo sempre la faccia. E vero, tutti no, ci ti dico la faccia. Perché? Perché nei nostri biglietti da visita c'è la nostra foto, questo è il nostro modo di comunicare. Dove? Ce l'hai il biglietto? C'è un nome, cognome. Dov'è? Dottor Sottino, tiri fuori il biglietto da visita con le facce. C'è un nome e cognome. La borsa nera è mia, c'è anche lì nella tasca vicino alla maniglia. Nel mio l'ho tolto perché se lo metto non viene più nessuno. Dov'è? È nella tasca dietro dove c'è una cosa nera con le zip all'interno, piccolo. Ok. Comunque volevo parlare anche di questi, che abbiamo i pigmenti diretti, perché non è solo una linea di colorazione ad ossidazione, anche diretto, semipermanente, alcalinico, di base alcalinico, non acido, perché il 90% delle colorazioni diretti sono acidi, acid color, no? Per cui non si può miscelarli insieme con le colorazioni alcalinico ad ossidazione. Invece, essendo che questi sono a base alcalina, vedi? Ah, c'è la faccia veramente. Certo. Dottoressa, faccia vedere bene, vediamo se si vede il biglietto. Quindi li riconoscete dal biglietto. Grande. Perfetto, si vede la faccia. Ta-da! Senti, quando è che ti hanno arrestato qua? Andiamo a noi, scusa. Comunque sai come rendere l'ambiente molto sciolto. E questo è bellissimo. Oddio, va bene. So, per la prima volta in un'applicazione puoi fare la ricrescita. Scusa, dottoressa Santino mi fa ridere. Dottoressa, si contenga almeno lei. Renata, si contenga. Va bene. So, fai le ossidazioni sulla ricrescita, okay, alcalinico, perché è colorazione alcalinico, e poi puoi fare blending, melting, proprio
portare dentro la colorazione diretta sulla lunghezza e spingere anche la colorazione diretta dentro la colorazione ad ossidazione, facendo il melting, facendo i blend bellissimi, fantastico. Da ossidazione al diretto. Vedi, questa la cosa, vedi Andrea, la cosa figa è questa, che se un prodotto viene pensato da uno che comunque lo utilizza e l'ha utilizzato e sa utilizzarlo, cioè il... Sembra una banalità, ma dire, far vedere anche il movimento come sta facendo lui, il melting, il blending, queste cose, non sono, non è una banalità. Ma ecco perché ti dicevo prima, i nostri amici, guarda, sono fondamentale. Sì. Però a me piace perché lui comunque ha passione, poi lui è un marchettaro, è un creativo, però alla fine, cioè, sotto sotto è un parrucchiere di base, certo. No? Cioè, è la figata che lui ha questa dote creativa, marchettaro, ma da parrucchiere, quindi è, come dire, io ribadisco il concetto, cioè se un prodotto è fatto da... Da noi. Sì, assolutamente, cioè vi faccio questo esempio che non c'entra niente, no? Io faccio queste gare di discesa con la bicicletta, che è una cosa un po' particolare, un po' strana, l'avrò detto mille volte, lo sanno. E l'altro giorno c'erano i campionati del mondo di questa disciplina, a televisione, e c'era, fino all'anno scorso, metteva della gente che non ci capiva assolutamente niente a commentare, era orrendo. Quest'anno hanno preso invece uno che fino all'altro giorno, cioè, che è un team manager, ex, una persona che va a girare, cioè la telecronaca diventa molto più interessante, certo. Capito? E la stessa cosa secondo me è qui, spiegare un prodotto, cioè tu puoi mettere il marchettaro più bravo del mondo, ma se alla fine non è parrucchiere. Questi sono tanti coloristi tecnici bravi che sono assunti o pagati da aziende. Sì, però arrivano dopo. Arrivano dopo. E però è che arrivano dopo. Se tu l'hai vissuto, l'hai creato col laboratorio, cioè saltano il passaggio del laboratorio. Sì. Capito? Perché alla fine vengono indottrinati dai marchettari come ero io, lo so perché facevo quello, non ti ricordi. Sì. E quindi però fatto come così, cioè io lo adoro, quindi sì. Posso fare hashtag adoro. Sì. Anche il nostro hashtag è hashtag Big Pro Color e poi anche hashtag Save the Hairdressers. Ah, bello. Bello. Hashtag save the salva, salva preserva il parrucchiere, insomma. Esatto. Bello. So, the cosa that really wanted to share, che volevo veramente condividere con voi oggi è che siete speciali, siamo speciali, il nostro lavoro è un lavoro importante sia per la società e per tutte le persone in cui veniamo in contatto ogni giorno, ogni persona che tocchiamo con le nostre mani, che aiutiamo a stare meglio con se stesso, che è un lavoro pazzesco e bellissimo, ma purtroppo anche molto a rischio. Ci sono tantissimi inquinamenti di chimici, eccetera, nel nostro ambiente che veramente hanno un effetto grave sulla nostra salute. E se noi possiamo trovare comunque le formule più sicure, più sane, comunque performante, perché certo. È la performance che conta, comunque performante è tutto, e questa è la missione mia, la missione della linea, che siamo in evoluzione costante, avremo dei lanci in 2018 di nuove scienze e tecnologia che saranno pazzeschi, che saranno sì che performanti per i miei colleghi, ma anche sia sano, più sano, diciamo, comunque sempre parliamo del mondo del chimico, parliamo sempre del mondo certo. Chimico. Quindi qui rimane comunque solo tecnico? Solo tecnico. Solo ok, perfetto. Solo tecnico. Avremo anche, abbiamo i prodotti di cura, no? Di shampoo, balsami, eccetera, per il lavatesta post-chimico, che sono di tecnologia che sono 100% sostenibile, per cui non inquinano quando vanno giù e fuori. 98% naturale. Di origine 98% naturale, e sono enzimatically migliorati, diciamo, questi ingredienti attraverso dei processi di enzime, che è un processo molto più costoso, ma comunque rende il prodotto performante senza
di miglioreria dell'ingredientistica attraverso il chimico, diciamo, di sintesi. Per cui è 100% biodegradabile quando viene esce fuori. Sono di post-chimico, per cui di shampoo 4.5, il balsamo 4.0 e poi lo spray leave-in è 3.5, che racchiude tutti i servizi chimici all'interno del back bar, e ci saranno tre prodotti, diciamo, per la consumatrice di portare a casa per mantenere il cappello, perché lavoriamo così tanto per darla un risultato meraviglioso. Appena uscita va in piscina, va al supermercato e compra un shampoo di 3 euro o 4 euro e poi torna e il cappello tutto sfibrato, scolorato, e diciamo: ma cosa hai fatto? So, almeno una colorazione, un prodotto di seguire dei servizi tecnici. Scusa, ho visto, cosa vuol dire il trasassortino questo? Voi non vedete? No, io potrei parlare per ore. Cosa vuol dire? Che dobbiamo chiudere? Allora chiudo, faccio questa chiusa. Mi permette di dire una cosa? Ora che state parlando? Un minuto. Stress. Weekend prossimo, 16, 17, 18, ospiti dello Stand NG, siamo l'MCB di Parigi. Perfetto. Big. Abbiamo già, proprio per il discorso Proud Big, Abbiamo un incontro, Steven, con Isabella Damma, che è la responsabile del più grande CFP e Accademia sul sud-ovest della Francia, e quindi anche lì andremo a sviluppare questo nostro rapporto. A metà ottobre siamo alla Sala International di Londra, dove ci sarà ufficialmente in una platea importante il lancio di Big, e poi a novembre siamo ad Hong Kong per provare di spingere e sbarcare in Asia. Che figata. Va bene, noi ci vediamo a Parigi allora. Sì. Quindi non è detto che non vi faccio una sorpresa direttamente da Parigi, tanto ormai i wifi dello spot è tutto lì, in Europa. Quindi state collegati, non è detto che non vi facciamo una sorpresa in diretta da Parigi. E poi voi che andate a Londra, vieni a trovarmi anche. Assolutamente, va bene. Io finisco con questa frase di Alessandra. Ah, aspetta, che Francesco dice: sarete anche al Cosmo di Bologna? Beh, ovviamente, Francesco, ti aspettano per salutarti. Sì. Allora, finiamo con questa frase di Teresa Sortina. Abbiamo finito, mamma, questa è sempre fretta, sta donna. Allora, dell'Alessandra Barlam, una frase bellissima: gli artisti possono colorare il cielo di rosso perché sanno che è blu. E con questo, ragazzi, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Una big settimana a tutti. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao.